Allora, per la voce dei Laziali siamo qua insieme a Carlo Cellucci del Taekwondo, direttore tecnico. Allora Carlo, alla vigilia chiaramente della partita Lazio-Sampdoria di campionato, questa giornata promuove diciamo così, serve per promuovere la polisportiva in generale, ma soprattutto le sezioni della polisportiva. Che giornata è? Quanto è utile questa giornata? Innanzitutto un saluto a tutti gli amici della voce dei Laziali. La giornata è utile perché comunque facciamo vedere che chi vuole fare sport con l'aquila sul petto non ha solo il calcio per fare sport, quindi ci sono 74 sezioni, tra cui il Taekwondo, che è uno sport olimpico, uno sport da combattimento a contatto pieno, molto divertente e adatto a tutti. Come nasce la tua passione per il Taekwondo innanzitutto? La mia passione del Taekwondo nasce da quando ero ragazzo e diciamo mia sorella che mi ha indirizzato a questo sport, lo faceva prima di me, e ho iniziato a fare questo sport a Velletri con il maestro Luca Massaccesi, medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Barcellona 92, e da lì ci sono stati alti e bassi. Poi un po' di anni fa ho ripreso a fare Taekwondo, ho fatto tutta la trafila per poter diventare allenatore ed eccomi qua, insomma. Ecco, per i genitori, i papà, le mamme che volessero in qualche maniera avvicinare i propri figli a questa disciplina, qual è il tuo consiglio? Il mio consiglio è di portarli a fare Taekwondo perché è uno sport pulito, uno sport tranquillo, si basa sui valori fondamentali delle Olimpiadi, quindi è uno sport che insegna il rispetto, l'ordine, la disciplina ed è assolutamente non è uno sport violento, quindi utilissimo. Come nasce e quando nasce la sezione della SS Lazio di Taekwondo? La sezione della Lazio Taekwondo nasce, tra virgolette, per caso, un incontro fortuito con il presidente Antonio Buccioni, dove ci siamo trovati a parlare di sport ed è uscito il Taekwondo e non siamo stati in grado di dire no, anzi è stato un grande piacere, un grande onore poter portare la sezione del Taekwondo nella Lazio. Comunque, ufficialmente è nata a luglio 2018. Quindi è una sezione comunque abbastanza giovane. Ecco, a che punto è questa sezione dal punto di vista proprio sportivo, dei risultati? Allora, la sezione è in crescita perché quest'anno abbiamo portato i primi ragazzi a fare il campionato italiano cinture rosse e cinture nere senior. È una sezione, come ho detto già prima, in crescita, abbiamo circa 70 tesserati e la maggior parte sono agonisti divisi per tutte le categorie. Il sogno che abbiamo noi, come tutte le sezioni olimpiche, è quello di poter fornire alla Lazio il sogno, diciamo, di avere un ragazzo che possa rappresentare il Taekwondo alle Olimpiadi, sarebbe il massimo, l'apoteosi, ma insomma c'è ancora tantissimo, tantissimo lavoro e tantissima voglia di fare bene, speriamo, insomma. Ecco, per avvicinarci a questa sezione, mi sai dire come i nostri amici possono fare, quali sono i punti di riferimento, eventualmente pagine sui Sì. social, insomma, dov'è che vi trovate? Allora, la sede ufficiale noi l'abbiamo all'Ariano, in provincia di Roma. E per quanto riguarda invece Roma, abbiamo diverse palestre che praticano il Taekwondo che diciamo ci appoggiano. E per sapere il nome e gli indirizzi, perché sono diverse, basta andare sulla nostra pagina Facebook, che è Società Sportiva Lazio Taekwondo, e risponderemo subito e dandovi l'indirizzo più vicino alle vostre esigenze. Senti, oggi non posso non chiederti, visto che c'è una partita importante per la sezione del calcio, Lazio-Sampdoria, quindi due parole su questa squadra che ci sta dando comunque delle belle soddisfazioni. Tra poco, meno di 2 ore, ci sarà questo incontro importante. Che ne pensi? Penso che lo spirito della Lazio, che adesso diciamo che si sta vivendo in questo periodo con tutte queste vittorie di fila, è quello che io poi trasmetto in palestra ai ragazzi. Non si molla mai, non si molla fino all'ultimo secondo, non è finita fino a che non è finita. Quindi, e poi il gruppo, vedo nella Lazio di Inzaghi un gruppo bellissimo, compatto, dove lavorano bene e si vedono i risultati. Insomma, è quello che io cerco di trasmettere ai miei, che quando sono uniti si possono fare tante cose. Ok, allora ti ringrazio e ci aggiorniamo prossimamente per quanto riguarda magari ospite nuovamente sul nostro canale. Grazie. Ciao, grazie. Ciao.